La musica unisce il porto e l'aeroporto di Napoli per migliorare l'accoglienza dei turisti in occasione delle festività natalizie. Una tre giorni nelle principali porte d'accesso alla città che ha visto protagonisti giovani band partenopee come i Quartieri Jazz, Wanima Orchestra, gli Ars Nova e la Terza Classe per l'edizione natalizia del Welcome Music Fest, rassegna ideata da GESAC, società di gestione dell'aeroporto di Napoli, rappresentata da Giovanna Caiazzo, responsabile dell'ufficio stampa. E ci auguriamo appunto che il Festival dell'Accoglienza in Musica praticamente si dissemini in tutte le parti della città in modo da valorizzare quella che è la musica che quindi appartiene alla nostra città, i giovani musicisti e soprattutto l'accoglienza turistica. Durante la tappa dell'iniziativa al Molo Beverello, dove due violinisti canadesi a Napoli per turismo sono stati invitati a suonare sul palco con la band Terza Classe, era presente anche un desk della Fondazione Telethon che raccoglie fondi per finanziare e promuovere la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare. Intervenuto il presidente dell'autorità portuale, Giampiero Spirito. È la seconda volta che con l'aeroporto organizziamo un appuntamento congiunto per valorizzare la musica dei giovani napoletani e per farla conoscere meglio anche ai nostri viaggiatori, a chi entra dalle porte del porto dell'aeroporto e che viene accolto con una nota di colore, di fantasia, di bella musica. L'iniziativa, che vede la partnership con l'autorità di sistema del Mar Tirreno Centrale, è organizzata in collaborazione con l'etichetta indipendente Ad Est Equatore Musica, diretta da Paolo De Rosa. Questa manifestazione può evolversi in... Noi in realtà stiamo pensando di utilizzare varie piattaforme di trasporto della città e quindi di creare una serie di occasioni dove fare una sorta di festival